Buongiorno dalla redazione, la cronaca in primo piano. C'era un intero nucleo familiare, padre, madre e figlio, a capo dell'organizzazione di spacciatori di droga sgominata dai carabinieri di Catania. La famiglia gestiva lo spaccio in una piazza della città, riuscendo a fatturare circa 15.000 euro al giorno. A sgominare l'associazione, un blitz dei carabinieri del comando provinciale che ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 26 persone, tre custodi di cocaina e marijuana. C'erano anche 5 donne. Il blitz è stato coordinato dalla DDA ed è ancora in corso. Vi partecipano oltre 200 carabinieri. Siamo alla politica regionale, una seduta ad alta tensione, quella di ieri sera all'Assemblea siciliana, dove era in discussione il penultimo articolo del disegno di legge di riforma delle province. Il caos è scoppiato sulla norma di riscrittura del governo sull'articolo 10, l'articolo che regola funzioni e compiti dei futuri liberi consorzi e delle città metropolitane. La Presidenza aveva comunicato il ritiro da parte del governo dell'emendamento di riscrittura, ma su questo è intervenuto il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Cracolici, che ha segnalato la necessità di indicare già in questo articolo le funzioni e gli obiettivi dei nuovi enti. A quel punto il presidente Ardizzone ha sospeso i lavori e convocato la conferenza dei capigruppo, al termine della quale sembrava si fosse trovata un'intesa. Così non è stato. In aula è scoppiata la bagarre. Ardizzone ha convocato una nuova conferenza dei capigruppo. Il clima però si è fatto troppo teso e la seduta è stata rinviata ad oggi. Rinviata dalla Giunta poi anche l'approvazione della manovra bis. L'assessore all'economia Luca Bianchi ha illustrato la manovra ieri sera all'esecutivo convocato dal presidente Crocetta, ma gli assessori hanno riferito di alcuni dettagli ancora da chiarire. Sale a circa 60 il numero delle famiglie sgomberate dopo il crollo del costone roccioso avvenuto ieri in Viale della Vittoria ad Agrigento. Adesso i palazzi ritenuti a rischio sono diventati 3 e tra questi naturalmente lo stabile investito dai massi e che era già stato sgomberato. Oltre alle famiglie sono stati chiusi anche 2 negozi, 2 studi medici, una farmacia e un laboratorio di analisi cliniche, tutti locali invasi dai detriti. Il prefetto di Agrigento fino a ieri sera ha effettuato un sopralluogo, presiede l'unità di crisi di cui fanno parte anche i tecnici del comune, le forze dell'ordine e la protezione civile. È stato disposto anche un servizio di sicurezza antisciacallaggio. La situazione viene monitorata anche dal ministro dell'Interno Alfano. C'è stato un grave incidente stradale ieri sera sulla Palermo-Messina. La Seat Ibiza, guidata da un poliziotto palermitano di 32 anni, Daniele Guccione, è uscita fuori strada nei pressi di Rocca di Caprileone. L'auto ha sfondato il guardrail e si è ribaltata. Per l'automobilista non c'è stato più nulla da fare, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. I medici hanno cercato di rianimare l'agente senza riuscirci. Secondo una prima ricostruzione, Guccione stava rientrando a casa, faceva infatti servizio a Reggio Calabria. Un viaggio da incubo, quello dei passeggeri del treno regionale Palermo-Messina, che ieri sera è rimasto bloccato per ore in aperta campagna. Il treno ha avuto un guasto e si è fermato tra le stazioni di Cefalù e Lascari. Le carrozze sono rimaste al buio e prive di riscaldamento. I passeggeri hanno protestato per i ritardi negli interventi. Il treno è riuscito infatti a ripartire soltanto alle 22.30, dopo oltre 3 ore, grazie ad un'altra motrice. L'intera linea, che in quel tratto è tra l'altro a binario unico, è rimasta paralizzata. Molti treni hanno subito ritardi. Noi ci fermiamo qui per il momento, l'informazione torna però come sempre più tardi. Grazie per averci seguito e una buona giornata.